Ciao amici di Dell'Hotel Bella Vista Ischia, oggi voglio portarvi alla baia di Sorgeto. Ne parlano praticamente in tutto il mondo, una fra le spiagge più belle del mondo, particolari per le sue sorgenti di acqua calda termale e poi immersa in una baia davvero spettacolare. Tutti conoscono la sua bellezza, tutti conoscono le sue particolarità di questa sorgente di acqua termale che sgorga a 90 gradi, ma non tutti sanno quanti scalini ci sono da fare per raggiungere la baia di Sorgeto, nemmeno noi ischitani, soprattutto noi panzesi. Dove è situata questa che è una delle spiagge più belle del mondo e non detta da noi? Giovanni, quanti scalini ci sono per scendere a Sorgeto? 213. Controlleremo. Maurizio, quanti scalini ci sono per arrivare a Sorgeto? 300. 300. Ok. Vito, quanti scalini ci sono per scendere a Sorgeto? 40. Dai, sii realistico. Quanti scalini secondo te ci sono per scendere a Sorgeto? 100. Troppo pochi. Doriana, quanti scalini ci sono per arrivare a Sorgeto? Forte! 320. Ok. Gigino, quanti scalini ci sono per scendere a Sorgeto? Non lo so, penso 230. Ma... 230, andiamo a contare. Ok, ciao. Questa è la strada più breve che consiglio ai miei ospiti per raggiungere la baia di Sorgeto. A tutti gli altri invece vado a mostrare la strada dalla piazza di Panza, dalla piazza San Leonardo, che conduce a Sorgeto. Quella un po' più comoda, quella un po' più facile per chi viene dall'altro lato dell'isola. A dopo! Una volta arrivati in piazza San Leonardo a Panza, si scende per la strada che costeggia il Barlina, trovate le indicazioni per Sorgeto e proseguiamo. 10 minuti e ci siamo! Dopo la piazza di Panza, primo bivio a sinistra e proseguiamo per Sorgeto. Ci sono anche le indicazioni. Diciamoci la verità, Sorgeto è bellissimo, ma questi 200 scalini sono davvero pesanti da fare, soprattutto in estate. Ma io voglio darvi un consiglio per evitare di rifare questi 200 scalini in salita. C'è un famoso detto che dice che dopo una discesa c'è sempre una salita. Ma a Sorgeto non è così. Con il mio consiglio eviterete di fare questi 200 scalini in salita. Questo è il panorama che troverete quando andrete verso Sorgeto. Bellissimo. Eccoci qua, siamo all'inizio degli scalini per la discesa di Sorgeto. Diciamo che l'equivoco del conteggio degli scalini avviene anche perché ci sono due strade per raggiungere Sorgeto. Per chi raggiunge la baia e parcheggia poi qui nel ristorante da Gisella, gli scalini iniziano da qui. Invece, per quanto riguarda l'altra strada, per chi percorre la strada che poi solitamente io consiglio sempre, dalle fumarie, gli scalini iniziano da più giù, ma comunque adesso iniziamo a contare. Quindi questi sono gli scalini venendo da Panza, dalla piazza di Panza. Questi sono opzionali, poi giù andremo a contare quelli obbligatori per tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mi fermo un attimo qua. Guardate dove stiamo scendendo. Bellissimo, una baia spettacolare. Hanno ragione tutte le riviste del mondo, Le Monde, il Times, che hanno fatto articoli su questa baia. Bellissima. 30, continuiamo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69
sono gli scalini opzionali per chi parcheggia da Gisella o viene a piedi dalla piazza di Panza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, prima sosta, panorama, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ci fermiamo qua. Alto scorso il panorama. Ecco qua. Bellissima Sorgeto. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, tutta la strada senza scalini. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. E qui siamo a 200. 200 scalini obbligatori. Quindi qualcuno già è fuori dalle previsioni fatte inizialmente. 200. Ce ne sono altre qua giù. Continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, chiediamo 26, un esperto, 26. 20, vieni qua, secondo te, siamo quasi nei pressi, quanti scalini ci sono per scendere a Sorgeto? 230, quanti sono? Moro, mi hai fatto scordare, Moro, 126, addio, riguardo un attimo il video, guarda. Riguardato il video, 226, continuiamo, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, siamo qui proprio sulla sorgente, 236 scalini, grazie, signora. Di file scalini in Sorgeto. Zwei hundert und sechs und dreißig. 236? Sì, 236. Grazie. Allo. Nino, sì, tu li fai tutti i giorni questi scalini. Ma, quanti scalini sono per scendere a Sorgeto? Ma io veramente ho questi conti, sono 230. Sono qualcuno in più. E vabbè, pure in più. Non fa niente. Lo fai lo sconto? Questa è muraglia panzese. New York. Questo fa la muraglia cinese, è peggio di questo. Eccoci qua. Muraglia panzese. Cartelli con scritto attenzione, acqua a 90 gradi. Ci cuciniamo anche le patate, le uova e Nino una volta mi ha fatto mangiare anche le castagne lesse. Siamo arrivati a Sorgeto. Sì, lo so. Quando arrivate a Sorgeto percorrete queste asse di legno che vi porteranno nelle conche di acqua calda più fresche e poi piano piano a seconda della vostra resistenza vi avvicinate alle conche più calde. Come vedete oggi bisogna stare abbastanza lontano dalle sorgenti perché è davvero molto calda. Mi metto il costume ed entro anch'io a Sorgeto. Dopo vi dico il trucco. Per non fare i 200 scalini, 236 scalini obbligatori per tutti in salita, dopo ve lo faccio vedere il trucco. Ciao. Ma chi è questo bel giovane? Nino, raccontaci un po' chi viene a Sorgeto. Dici... Sei un bel giovane. Anzi, soprattutto, l'ho visto crescere a questo giovane. Mi devi dire, dimmi, Nino, caro. Qual è il miglior periodo per venire a Sorgeto? In inverno. Bravissimo. In inverno. Genau. In inverno.
Appena c'è alta pressione e mare calmo, gli ischitani, è un richiamo naturale per gli ischitani, soprattutto per i francesi, per venire qui. Di acqua bollente, sì. C'è anche d'inverno, mica solo d'estate. E mica chiudono i rubinetti, è tutto no, naturale. I rubinetti sono naturali, sempre aperti. Perfetto, quindi venite ad Ischia e a Sorgeto, soprattutto in inverno. Ecco. Dai. Lo puoi a mettere questo Italia mino? Italia 1. Il Brasile 0. E mi... Ma no! No! Quando venite a Sorgeto, mi raccomando, utilizzate questo pontile in assi di legno per raggiungere le conche di acqua calda più fredde che sono vicino al mare, perché le più calde, proprio la sorgente più calda è a 90 gradi ed è proprio sul bagnasciuga. Quindi utilizzate le assi di legno, entrate nelle conche di acqua calda, diciamo nelle conche più fredde, quelle vicino al mare, e piano piano, a seconda della vostra resistenza, vi avvicinate alle conche più calde. Volevo darvi per evitare di fare 200 scalini di Sorgeto in salita per chi viene a visitare questa baia a piedi, quindi è quello di prendere questa barchettina taxi che ogni 30 minuti, 40 per 6 euro a persona vi porterà a Sant'Angelo, evitandovi questa bella salita dietro di me e godendovi anche un 15 minuti di barchetta. Una volta arrivati a Sant'Angelo avrete modo di prendere l'autobus che c'è qui al capolinea, fermano le tre linee principali dell'isola e raggiungere ogni paese di Ischia. Spero questo video vi sia piaciuto, condividetelo, potrebbe essere utile a qualche vostro amico che viene in vacanza a Ischia. Ciao da Daniele e enjoy Ischia!